l'ASP1 di Teramo ha un futuro finalmente, e quindi le case di riposo di Teramo, Civitella e Nereto. Quindi sicuramente sono soddisfatto, capite benissimo che le procedure alcune volte sono complesse e rallentano l'elargizione dei fondi, ma adesso finalmente abbiamo questi 4 milioni per l'ASP di Teramo, sicuramente una boccata d'ossigeno dopo 1,5 milioni che abbiamo già elargito, più i 150.000 euro per il caro energia. Considerate che quando mi sono insediato ho trovato la situazione di Vittoria molto rilevante, pari a 12 milioni. Questo è un primo step di una corsa a tappe che prevede poi alla fine pareggio di bilancio, ma che prevede diverse tappe, tra cui la prima era questa, poi abbiamo la vendita degli immobili che riteniamo non utili ai fini dell'azienda, che sono diversi appartamenti, su cui personalmente ho ritenuto di ritenere che i valori che erano stati stabiliti in precedenza non erano congrui, e questo ha comportato una rivisitazione di quei valori e quindi anche magari dei mesi in più rispetto alla possibilità di venderli. Poi abbiamo anche altri punti da portare avanti, come quello dell'accreditamento che l'azienda aspetta dal 2018 e su cui abbiamo trovato riscontro positivo da parte dell'attuale giunta, quindi speriamo che a breve si andrà anche in quella direzione. Poi abbiamo anche l'adeguamento delle tariffe, su cui stiamo anche lavorando. In più avremo ulteriori entrate dagli immobili che grazie ai fondi sisma andremo a ristrutturare, e dove andremo a mettere l'attività sempre connessa a quelli che sono i fini dell'ASP, ossia nel Regina Margherita la RSA, l'asilo Gemma Marconi tornerà insomma anche lì in prossimità del Regina Margherita, avremo il dopo di noi a Corropoli, una residenza per anziani in centro storico avendo l'immobile di proprietà dell'ASP in via Nicola Palma, poi abbiamo anche un importante progetto sul sociale che sta portando avanti con la Curia, in particolar modo con il Vescovo, che è appunto la famosa cittadella carità.